Ecco uno dei trattori del futuro divenuto presente. E questo è un altro robot per combattere alcune malattie della vita senza l'utilizzo di fitofarmaci. Due esempi di intelligenza artificiale presenti nell'edizione 2021 di Vite in Campo, appuntamento del Condifesa di Treviso, Belluno e Vicenza, che per la quarta edizione è tornato in presenza. Uomini, macchine e soprattutto innovazioni in viticoltura presenti prima nella millenaria corte e successivamente lungo i filari tra pianura e collina della tenuta dei Conti Collalto a Susegana. Queste macchine effettivamente dimostreranno che la riduzione o la sostituzione della chimica per la coltivazione per quanto riguarda i vigneti è fattibile. E la nuova frontiera della lavorazione meccanica tra i filari è la collina, pendii a volte molto rapidi dove la viticoltura non a caso è definita eroica. Perché l'agricoltura eroica, viticoltura eroica è turismo, è territorio, va salvaguardato, oggi patrimonio dell'UNESCO, pertanto la meccanizzazione agevolerà quei viticoltori che con difficoltà riescono ad operare per portare a casa il proprio prodotto. Forte la presenza non solo di aziende produttrici e distributrici di macchine e attrezzature per la viticoltura, ma soprattutto di uomini, donne e tanti giovani, vera forza pulsante del mondo della vita e del vino. Molto interessante, perché noi agricoltori abbiamo sempre bisogno di vedere esperienze nuove, macchine nuove. È molto importante per noi agricoltori che facciamo le prove in campo, vediamo. Innovazione, cioè trovare nuovi metodi per riuscire a coltivare le viti in maniera ecologica. Un successo quindi questa manifestazione che da 4 anni Condifesa TUB organizza per mettere in contatto chi progetta e costruisce macchine e utensili con chi poi li utilizza quotidianamente, oggi più che mai in un'agricoltura 4.0. Utilizzare i dati rilevati in campo per ottimizzare la lavorazione, risparmiando tempo, risparmiando, facendo consumare meno la macchina e ottimizzando nell'irrorazione degli agrofarmaci la distribuzione del prodotto stesso, riducendo in maniera significativa la quantità di prodotto che viene disperso nell'ambiente. 1 o 2 giorni dove anche la regione ha portato il suo contributo. Sul prossimo PSR i finanziamenti saranno concentrati in particolare sul tema della sostenibilità ambientale, quindi quasi il 40% delle risorse del PSR saranno dedicate a questo, quindi che diciamo che la regione Veneto da questo punto di vista è all'avanguardia, ma in ogni caso che piaccia o non piaccia questa è la strada che dovremo percorrere. Non si è conclusa ancora l'edizione 2021 che Condifesa TVB pensa già al prossimo anno. Noi pensiamo e stiamo già individuando delle aree sull'agricoltura eroica qui vicino a noi. Quindi il prossimo anno le macchine le vedremo inerpicarsi su per le colline UNESCO? Sicuramente sì, dopo non so a che livello di pendenza arriveranno.